Fare i conti con l'ambiente, 2013, siamo con Giovanni Montresori, direttore della manifestazione, presidente Label Hub e quant'altro. Le novità di questa edizione così ricca, ancora più ricca dello scorso anno se vogliamo. Sì, la Ravenna 2013 Fare i conti con l'ambiente, quest'anno alla sesta edizione, continua questo percorso virtuoso di manifestazione che nasce dal basso, mette assieme enti, istituzioni, imprese, esperti del settore dei rifiuti, con l'obiettivo di fornire a tutti gli stakeholder di questi settori un programma veramente intenso, programma sia di contenuti tecnici, scientifici, ma anche eventi culturali e anche conferenze di altissimo livello. Quindi quello che vedremo in questi giorni, in questi tre giorni a Ravenna, è un mix, è un contenitore di 60 iniziative, poi ripartite in 6 conferenze di alto livello, 26 workshop, lab meeting, corsi di formazione gratuiti e tantissimi eventi culturali. Quest'anno poi per la prima volta abbiamo la novità che ci sarà questo corso dell'alta scuola delle bonifiche dei siti contaminati, che è un evento parallelo organizzato in collaborazione con le principali università italiane, nato con l'obiettivo di dare una formazione di eccellenza per gli esperti di questi settori. Ecco, oggi, prima giornata, partiamo col botto, come si suol dire, Philip D'Averio. Un gradito ritorno, siamo al terzo anno, ci aspettiamo cose pirotecniche come al solito da lui. Sì, Philip D'Averio, grande professore, grande uomo di cultura, grande trascinatore di folle. Ogni anno dobbiamo aumentare la sala per contenere tutte le persone che lo vogliono ascoltare. È un grande narratore, un grande pensatore, quindi tutti, diciamo, è un grande ritorno per lui alla terza volta. Ovviamente il contenuto è top secret, perché anche se l'iniziativa sarà in streaming, quindi sarà in diretta, di fatto lui fino all'ultimo, insomma, non dice mai a nessuno quali saranno gli approfondimenti, la chiave di lettura che lui darà a Fare i conti con l'ambiente quest'anno alla terza edizione. Tra le conferenze segnaliamo anche Fabrizio Cardinali, guru della formazione online a livello mondiale, che appunto terrà una conferenza domani, e poi appunto il Lab Camp, meeting di blogger, anche questo giunto alla quinta edizione in questo caso, con una partecipazione importante di giornalisti e soprattutto, Giovanni, con la partecipazione della FIMA, di cui Label Hub è socio fondatore. Sì, sono tutti dei percorsi virtuosi che poi danno luogo o all'Associazione dei giornalisti ambientali, che diciamo ha tratto spunto dalla Lab Camp della scorsa edizione, o nuovi relatori di prestigio come Fabrizio Cardinali fanno parte di questo percorso virtuoso di crescita dei contenuti della manifestazione, che comunque rimane sempre, diciamo, ancorata qui partendo dal basso, quindi grazie alla propositività di tutti questi partner che abbiamo, che abbiamo l'obiettivo di sfornare contenuti che poi saranno veicolati anche attraverso il sito della manifestazione ravenna2013.it e dati gratuitamente a tutti, insomma. Certo. Diciamo, vuole essere da parte nostra un contributo alla crescita positiva di questi settori, perché solo la volontà di non fare qualcosa può determinare un loro, diciamo, insuccesso o percorso vizioso, insomma. Grazie a Giovanni Montresori, che ritroveremo in questi giorni. Partiamo appunto con Fare i conti con l'ambiente. Grazie. Grazie.